Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise, campionato di serie D si è giocata la prima di ritorno. Campobasso Basso Iesina 0 0, Castelfidardo Fano 0 0, Chieti Termoli 1 2, Maceratese Celano 3 0, Matelica Civitanovese 3 0, recanatese Giulianova 1 1, San Nicolò Fermana 0 0, San Benedettese Olimpia Agnonese 4 1, Pesaro Amiternina 1 1. In testa rimane la Maceratese 42, Fano 38, Civitanovese 37, San Benedettese 36, Matelica 31, Campobasso 30, Jesina eh, San Nicolò e Chieti 26, Giulianova 21, Amiternina e Fermana 20, Recanatese 19, Castelfidardo 17, Termoli 14, Pesaro 13, Celano 11, Olimpia Agnonese 10. Nulla di fatto a Selvapiana tra il Campobasso e la Iesina nel giorno del debutto in panchina di Vullo. Dopo 20 mesi circa Sasa Vullo torna a sedersi sulla panchina del Campobasso. La sua prima coincide con un pareggio senza reti contro la Jesina che potrebbe anche considerarsi un risultato giusto. Si gioca su un campo non perfetto per la neve caduta, ma che ha retto pure bene alle precipitazioni degli scorsi giorni. È il campo tipo con la conferma di Giovannisci al centrocampo e Todino dietro Miani e di Gennaro. Si gioca di fronte a circa mille spettatori. Al quinto Fusaro a vita, complice il vento, il pallone stava per ingannare Tavoni che tuttavia blocca sulla linea tre minuti dopo è schema per la Jesina da Traini a Cardinali la girata è ciccata al centro da Carnevali poteva fare davvero male ai Rosso -Blu. Campobasso alla ricerca di un penalty al diciottesimo sulla girata di Di Gennaro c'è un gomito di Tafani per il signor Miele di Nola non esistono irregolarità la Jesina offre un buon calcio a Selvapiana fatto di inserimenti puntuali la gara non decolla il Campobasso cerca una certa quadratura in attacco Vullo non sta fermo un attimo la sua squadra costruisce un'occasione colossale al 39esimo quando Todino è bravo ad andare via e mettere al centro un bellissimo pallone che mancano nell'ordine Miani, Fusaro e Di Gennaro. Azione che poi prosegue con il tiro di scudieri e la presa di Tavoni. Il campo basso palesa una certa crescita nei minuti finali al termine di un primo tempo opaco. Bene la Jesina ottimamente schierata da Bacci con le immagini nella ripresa. Al nono Fusaro mette in mezzo. Tavoni dimostra qualche difficoltà a fermare il pallone. C'era. Di Gennaro nei pressi. Bacci fa entrare Trudo al posto di Cardinali. Vullo pensa di estromettere il funambolico Giovannisci per inserire Nicolai. Nella ripresa, l'inerzia dello 0 0 non accenna a modificarsi. Il campobasso non riesce ad alzare il ritmo. La Jesina tenta, ma senza accelerare troppo l'affondo vincente. La partita del campobasso si caratterizza per tante sbavature in fase di impostazione. Cianci entra al 32 al posto di Dragone e si colloca al destra. Al 34 esimo proprio il neoentrato, a posizione. Giato da Di Gennaro spedisce il pallone al lato. Nella fase finale i marchigiani badano solo a difendersi. Vitone al trentasettesimo vanifica così un pallone lavorato da Miani. Non buona la seconda del neo acquisto blu Un minuto dopo, taglio di Todino, rimpallo su Carnevali. Miani la tocca, ma non bene, così Tavoni la può bloccare a terra. Si scuote il lupo al quarantesimo da Miani a Todino. Parte il diagonale che batte il palo e carambola su un avversario prima di finire in corner. Il campobasso stringe i tempi, ma forse si sveglia troppo tardi. Vengono comandati quattro minuti di recupero nel corso dei quali non succede nulla di rilevante. Il forcing finale è molto apprezzabile per il campobasso, ma non Vale la vittoria. Appena tre giorni per il derby interno contro il Redivivo Termoli. Successo per il Termoli a Chieti, prima sconfitta all'Angelini per i Nero-Verpi. Il Chieti perde l'imbattibilità interna, schiuma rabbia per la direzione arbitrale, continua a incassare la contestazione della curva Volpi, ancor più alimentata dalla sconfitta. Fanno festa i supporters termolesi che rinnovano il gemellaggio con quelli teatini e si portano a casa tre punti fondamentali per iniziare alla grande il girone di ritorno dopo gli stenti della prima parte della stagione. Il tecnico di casa Ronci recupera Di Pietro e Prinari e nonostante il forfait di Sgambato conferma il 3-4-3 posizionando Di Pietro nei tre di difesa con Rapino e Sbardella, nel termoli assenti Russi e Scarpone, il tecnico Casu, al termine dell'ennesima roccambolesca settimana, ripropone il 4-3 col tridente Ragazzo santoro Di Matera. Al nono, cambio subito obbligato per i padroni di casa Del Grosso si ferma per un guaio alla coscia sinistra, dentro Perfetti e Prinari dirottato sull'autodestro. La partita però la fa il Termoli con le invenzioni di Di Matera e i movimenti sul filo dell'offside di Ragazzo. Al dodicesimo, il centravanti non inquadra la porta da posizione decentrata Sempre Ragazzo in corna a fil di palo il corner di Romano. Al di là di giocare contro vento, nel primo tempo il Chieti fa molta fatica. Di Matera chiama in causa Placidi da lontano, ma al primo guizzo proprio i neroverdi passano. 29esimo punizione di Giron, il batti e ribatti in area favorisce Maschio, zampata da vicino e primo gol stagionale per l'esperto centrocampista. La reazione Molisana è immediata: 31 Di Matera semina il panico. Poi non arrivano al bersaglio grosso i tentativi di Felici e di Santoro. Clamoroso, l'errore di ragazzo un minuto dopo, vanificato, a porta vuota il perfetto assist di Santoro. Il Chieti torna a bussare al 38 ⁇ dalle parti di Marconato col velenoso tiro cross di Giron, ma al 40 ⁇ i padroni di casa restano in 10, sciocchezza di Prinari che rifila una manata di Matera a palla lontana. Forse il termolese accentua il contatto, ma il secondo assistente di Tondo di Barletta vede il gesto, lo riferisce a Catucci di Foggia che estrae il rosso a Prinari. Ronci tiene le tre punte e passa la difesa a 4, ma il Chieti continua a soffrire all'inizio ripresa, Placidi interviene su Felici, eppure i nero avrebbero il colpo del K.O. al settimo. Il solito Giron fa il vuoto, Broso devia, Marconato distinto, si salva. Al decimo Ronci si copre con Navarro al posto di Orlando, ma al quarto d'ora il termone impatta. Placidi raccoglie con le mani il retropassaggio di Rapino, volontario o no? Punizione a due in area che il ragazzo sfrutta a menadito riscattando l'errore del primo tempo. Secondo gol per lui, tornata la parità. Il Termoli frena la sua spinta e il Chetti gestisce meglio la situazione, ma il finale sarà amaro. 33 Esposito va giù in area per catucci di Foggia e simulazione del fantasista nero verde ed è giallo per lui. Al 40 il momento chiave, contropiede termolese nato forse da un fallo di mano di Sorianello. Ragazzu finisce a terra in area di rigore. Stavolta il penalty viene concesso Inutili le proteste teatine di Matera dagli 11 metri. Regala al Termoli il sorpasso e il gol da tre punti. Nel finale concitato non accade nulla e il Chiti deve ingoiare il boccone amaro. Peggio di così, non poteva iniziare il girone di ritorno per il Termoli. L'aria è cambiata, la rincorsa salvezza è lanciata. Quinto KO di fila per l'Olimpia Agnonese granata superati con un poker dalla san benedettese una squadra che lotta per il vertice della classifica, reduce da due vittorie consecutive contro il fanalino di coda del torneo. È il classico match da non prendere sotto gamba per la samba di Silvio Paolucci, che parte subito a razzo con l'Olimpia Agnonese. Pronti via, i rossoblù si ritrovano subito avanti con due reti di vantaggio. Al settimo è Alessandro ad aprire le marcature, servizio al bacio di Napolano, e il sette si ritrova a tu per tu con Bescio, freddandolo con un raso terra preciso. Nemmeno il tempo di rimettere il pallone in mezzo al campo per gli ospiti che Carteri raddoppia, correggendo in rete un traversone proveniente dalla destra. I padroni di casa, schierati da Paolucci con l'ormai solito 4-3-3, attaccano anche dopo il raddoppio e non concedono spazi alla coppia Ibe Cantoro, sovrastata dal duo difensivo Pepe Borghetti. Alla mezz'ora Tozzi Borsoi è costretto a lasciare il campo per un guaio fisico, probabilmente di natura muscolare. Al suo posto entra D'Angelo, che al decimo della ripresa si erge a protagonista, con una giocata fantastica. Napolano pesca il 18 con un lancio di 50 metri dalla precisione chirurgica. D'Angelo aggancia perfettamente e con un pallonetto di destro supera Bescio. Il fantasista numero 10 ha anche modo di trovare il suo nono centro stagionale che lo proietta al secondo posto della classifica Cannonieri ad un quarto d'ora dalla fine, quando viene atterrato da Pifano e l'arbitro concede il rigore. Dagli 11 metri il portiere viene spiazzato. A rovinare parzialmente la festa della Samba il gol di Saltarin che al 39 ⁇ della ripresa fissa il punteggio sul 4-1. Finisce così. Con i padroni di casa che avvicinano Fano e Civitanovese in classifica, mentre l'Agnonese è sempre più sola in fondo alla graduatoria. Intanto questo pomeriggio in Alto Molise è in programma una riunione indetta dalla società granata per prendere decisioni tecniche riguardo a tutta la squadra. Atletica: circa 80 podisti hanno preso parte alla quindicesima edizione della cronoscalata di San Silvestro, corsa su strada organizzata dall'Atletica Menafro. A partire dal Castello Pandone fino a Conca Casale. Ad aggiudicarsi la gara è stato Mario Capuani dell'Aprocis Team Cassino che ha preceduto i Molisani Nicola Volpacchio e Antonio Costa. Sul fronte femminile a vincere la Molisana Anna Porlanschella, medaglia d'argento per Angela Marco Vecchio dell'Atletica Agnone e a chiudere il podio Maria Grazia Lalli. Basket Divisione nazionale B, successo casalingo per il Globo Isegna, 79-76 il finale contro il Mola, sconfitto invece il Venafro 78-73 dal Martina Franca. In C regionale il derby è andato al Termoli che ha superato l'NBC. Prosegue la serie positiva per l'Isernia con il successo casalingo sul Mola di Bari, sale a 6 in classifica ed aguanta i cugini del Venafro che sono tornati da Martina Franca con una sconfitta. Anche questa volta il match del Palafraraccio ha regalato grandi emozioni. Avvio di gara in favore del Mola di Bari, che ha rifilato un più 8 ai padroni di casa, 10 minuti 21-29 il parziale del match. La reazione dei ragazzi di coach Cardinale non si è fatta attendere, la posta in palio troppo importante, dati 10 punti dei pugliesi che li precedono in graduatoria. Nel secondo quarto 29 punti aggiunti dall'Isernia, solo 12 quelli del Mola. 50-41 il punteggio quando le due formazioni sono andate a lungo riposo. Decisivo per il risultato finale bastone, non solo per i 23 punti aggiunti al referto al termine del match, ma sotto canestro 11, i rimbalzi per lui 36 in totale, quelli della team bianco celeste. Il terzo quarto è stato ancora in favore dei padroni di casa, parziale decisamente più basso, 16-12 con le due squadre che alla mezz'ora erano sul 66-53. 13 punti di vantaggio che hanno fatto rilassare troppo bastone e compagni. Infatti, nell'ultimo quarto è arrivata inevitabile e puntuale la reazione dei ragazzi di Lo Tesoriere: 23 punti conquistati dagli ospiti, solo 13 quelli dei padroni di casa. Nonostante il passivo, il Globo Eserni è riuscito a raggiungere in classifica i due punti, chiudendo il match sul 79-76. Dopo due gare consecutive tra le mura amiche, domenica prossima la truppa di Cardinale tornerà in trasferta a Monterone. Se Liserni ha vinto di tre sul Mola di Bari, la Venafro ha perso di cinque a Martina Franca. Primi due quarti tutti in favore dei padroni di casa: 19-13 e 23-15, con le due squadre a lungo riposo sulla 42-28. Negli altri 20 minuti il Venafro ha tentato la rimonta, ma il più 14 ha permesso al Martina Franca di amministrare. 14-23 e 22 pari i parziali del terzo e dell'ultimo quarto, che hanno chiuso i giochi sul 78-73. Domenica prossima il Venafro ospiterà il Maddaloni. Pallavolo di Serie B per il campionato femminile. è ospitata e battuto 3 1 il Montescaglioso. Per le formazioni maschili l'agnone è stato superato in cassa 2 3 dall'Andria. Trasferta negativa anche per Lisenna. 3 0 il finale in favore dell'Ottaviano. Eccellenza, si è giocata la seconda di ritorno. Casal Riccia 0-0, Clitenina Roseto 0-1, Fornelli sesto campano 0-0, Cambatesa -0, Montaquila 4-3, Isernia Vairano 2-0, Rocca Ravindo Matese 1-2, Vasso Girardi Gioventù Dauna, si giocherà il 18 Venafro, anzi il 21, 21 gennaio Venafro Sant'Eliana 3-1. In testa la classifica Lisernia a quota 44, Gioventù Dauna 42, Vasso 32, Sesto Campano 30, Venafro 29, Sporting Matese, Roccaravindola 28, Gambatesa 26, Vairano 25, Riccia 22, Montaquila 18, Fornelli 14, Casalnuovo 13, Santeliana e Cliternina 10, Roseto 8. Successo alla Lancellotta per Lisernia che con la vittoria sul Vairano ora, come abbiamo visto, è prima. Tra le muri amiche, l'Isernia fa un sol boccone del comprensorio verano in un match mai messo in discussione fin dai primi minuti di gioco. Ed è proprio al settimo minuto al primo affondo che l'Isernia già sblocca il risultato. Angolo di Panico riceve Fontana che insacca sul secondo palo. Al quattordicesimo, Panico tenta la personale conclusione, alla meglio sugli avversari, ma tu per tu con Buck è l'estrema ospite a vincere il confronto. Arriviamo al ventesimo, calcio piazzato per i biancocelesti, se ne incarica Capitan Panico, ma Buck alza sulla traversa. Lo stesso panicolo lo ritroviamo di nuovo su palla inattivo, ma la sfera è ancora preda dell'uno ospite. L'ultima occasione per la prima frazione è con Buonanno che riesce a servire grasso che in girata non inquadra lo specchio. Sul parziale di 1-0 si guadagnano gli spogliatoi. Con le immagini di Danilo Scarinci siamo alla ripresa e subito assistiamo a questa conclusione di Buonanno sventata da Buck. Giungiamo all'ottavo minuto di gioco e si alzano le proteste ospiti che invocano il penalty per questo atterramento in aria di Grillo, ma il signor Gioviani di Termoli giudica regolare e va ad ammonire proprio il 10 ospite per proteste. Al quattordicesimo registriamo l'occasione più ghiotta per il Vairano, calcio piazzato con Mancini, respinta corta di Scalia su cui si fionda Volpicelli senza trovare il tapin vincente. Al ventesimo Volpicelli perde Grasso. E lo ferma in maniera irregolare. Il direttore di gara assegna il penalty che Panico trasforma per il 2 0. Passano appena 8 minuti di gioco e Lisenia guadagna un altro penalty che Bonanno però fallisce. Poco male perché il risultato è un mai acquisito e Lisenia guadagna il vertice della classifica in vista del recupero del Monti Dauni contro il Vasso Girardi. Al termine del match, la dirigenza dell'Isenia approfitta delle nostre telecamere per chiedere una maggiore attenzione all'amministrazione comunale per quanto riguarda la manutenzione dell'impianto sportivo. Non è una bella visione quella che si trovano davanti le squadre ospiti quando entrano negli spogliatori, dice il presidente Scarselli, per non parlare dell'impianto di illuminazione riparato alla buona e anche pericoloso. A questo aggiungiamoci le numerose docce con acqua fredda che fanno i giocatori di prima squadra e della Juniores. E siamo sicuri che l'amministrazione raccoglierà queste richieste, in fondo ne va vale l'immagine della città. Poker della gamba tesa, 4 a 3 il finale contro il Montaquila. Il Gambatesa porta a casa tre punti importantissimi battendo al 20 per 4-3 il nuovo Montaguila in una partita rocambolesca che termina anche con qualche ruggine tra i calciatori ospiti e la signora Serena De Michele che ha diretto l'incontro. Passando alla cronaca ci vogliono solo 6 minuti per gli uomini di mister Totaro per trovare la rete del vantaggio. Cross di Morone dalla sinistra, la difesa libera di testa sui piedi di Federico Di Lallo, appostato al limite dell'area di rigore con il numero 4 che libera il destro che si insacca alle spalle di Castagna. Al quindicesimo però gli ospiti trovano la rete del pareggio, imbocata a lunga per Ruggero, la difesa buca l'intervento in anticipo e l'attaccante ospite si presenta davanti a Capobianco e lo beffa in uscita. Al ventesimo Pirollo libera il destro dalla tre quarti con la palla che si stampa sulla traversa. Dieci minuti dopo, più fortuna invece, c'è la Morrone che libera il sinistro da distanza siderale con la palla che si insacca sotto il sette, che riporta in vantaggio il gamba tesa. Potrebbe allungare ancora la squadra di casa grazie a Polzella che serve bianco sul fio del fuorigioco con l'attaccante che si presenta tu per tu con castagna, che riesce però a salvare il risultato con il quale si va negli spogliatoi per il primo tempo. Con le immagini montate da Mario Pece passiamo alla ripresa con il gamba tesa che vuole ancora allungare e dopo due minuti del Re serve Federico Di Lallo appostato al limite dell'area di rigore, altro destro e altro gol per il giocatore numero 4 e doppietta personale, 3-1 il risultato. Al quattordicesimo arriva anche il quarto gol per i padroni di casa, questa volta su calcio di rigore. Bella palla per del Re sul filo del fuorigioco con l'attaccante che evita l'intervento di Castagna in uscita, che lo stende e per la signora De Michele è penalty. Sul dischetto si presenta Toskes che non sbaglia e realizza il gol nel giorno del suo compleanno. La partita sembra aver preso una direzione ben precisa con il Montaquila che spinge ed il Gambadesa che però riesce a resistere agli attacchi. Fino al ventitresimo quando gli ospiti possono sfruttare un corner corto dalla destra. Palla dentro di Marzocchella con Capobianco che sbaglia l'intervento e sulla linea interviene Ricci che fa 4-2. 3 minuti ed arriva anche il 4-3, cross di Di Iorio, sempre dalla destra, Capobianco scavalcato dal pallone e sul secondo palo c'è Ruggero che realizza la sua doppietta personale. Al trentesimo potrebbe pareggiare il Mont'Aquila sempre da palla ferma, punizione di Marzocchella, palla al centro dove stacca bene di testa Ricci, Capobianco si supera tra le proteste degli ospiti perché secondo loro il tocco è arrivato dentro la porta. Al trentasesimo rimane in dieci il Mont'Aquila, Zarli, già ammonito, interviene così su Conte con la signora De Michele che gli mostra il secondo giallo e conseguente cartellino rosso rimangono addirittura in nove gli uomini di Mr. Berardi, Ruggero rifila una gomitata in area a Luigi di Lallo, la signora De Michele non se ne ravvede ma il suo secondo assistente richiama l'attenzione e spiega alla collega rosso per Ruggero ed animi che si scaldano con qualche spinta di troppo. Dopo sei minuti di recupero arriva il trepice fischio di De Michele ed il Gambatesa che può festeggiare. Gambatesa al quinto risultato utile consecutivo e domenica c'è il match difficile ma non impossibile contro il vasto Girardi. Mont'Aquila che dopo aver fermato sul pareggio la Capoli e battuto il vasto girardi, frena la sua corsa. e Fra 7 giorni c'è il match salvezza contro il Fornelli. È terminata a rete inviolate la gara tra Fornelli e Sesto Campano. Sicuramente, non molto entusiasmante, questa seconda giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Complice anche il vento che ha compromesso molto la gara giocata al Comunale di Fornelli tra i biancoverdi e il Sesto Campano. Ad arbitrare la gara è il signor Romei della sessione di Sernia, ma andiamo alla cronaca dei 90 minuti di gioco. L'inizio sembra essere scoppiettante con la conclusione di Castaldi dopo soli due minuti, che va di poco alta sulla traversa e la punizione di De Clemente che finisce al lato del palo. Ma da qui in poi più niente, da partita emozionante diventa una partita per lo più di studio. Fino alla fine del primo tempo vedremo solo questa conclusione di Zaccaro al trentesimo, che non inquadra lo specchio della porta e il tentativo di Capitan Conte che Giuliano para in due tempi. Terminano così i primi 45 minuti di gioco e con il montaggio tecnico di Giancarlo Bustelli passiamo alla ripresa, che è esattamente la fotocopia del primo tempo. Azioni degne di nota sono solo tre. La prima è la punizione di Conte, prontamente messa in angolo dall'estremo di casa, a seguire il tiro di Iannetta che però indirizza centrale e infine la punizione sprecata dai padroni di casa, disturbata anche dal vento. Termina così il match, Fornelli che guadagna un buon punto contro una delle squadre più preparate di questo campionato, sesto campano a cui il pareggio sta un po' stretto. Ha giocato sicuramente un bel incontro, anche contando i sette underscesi in campo. Certo è da dire che il tempo non ha voluto proprio dar tregua alle due squadre. Successo di misura per il Roseto in casa della Cliternina. Colpo grosso del Roseto che spugna il rettangolo della Criternina si avvicina verso la zona salvezza per rimettersi in carreggiata verso l'obiettivo dei play-out. In un pomeriggio splendido di sole in Basso Morise il confronto è diretto da Pavone che arriva dalla sezione lucana di Bernalda eh, di fronte l'ultima e la penultima della classe. Alla fine la spunterà l'ultima della classe il Roseto che si presenta tra l'altro in campo con il nuovo acquisto, il portiere Curci, ex portiere del Foggia. 31 anni, la gara è piacevole giocata sotto uno splendido sole le due squadre si studiano per parecchio tempo, al diciottesimo il primo timido tentativo è di Salino in corsa con la sfera che termina abbondantemente sul fondo, al minuto numero 25 da questo lungo rilancio in profondità la posizione è un po' a rischio di Longo che viene toccato sulla lunetta che delimita l'area di rigore il direttore di gara arriva in corsa addirittura manda eh, anzitempo negli spogliatoi enunziato decreta il penalty che Salino trasforma impeccabilmente spiazzando l'esterefatto Melfi per il gol del vantaggio, quello che poi regalerà il successo al Roseto. Ma è un gol molto contestato dalla dirigenza della Criternina. Nel primo tempo la gara offre poco. Ci prova Riella nel finale al 43, la punizione è ben battuta con Curci che si accartoccia sulla sfera e la fa sua in pieno recupero sbiolina il pallone parisciani per il destro di Salino in corsa Melfi con i pugni va a ribattere la conclusione prima, con, primo, prima parte del confronto con eh, scarse emozioni in campo a parte il gol con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa Barisciani si presenta così nel secondo tempo presentandosi a tu per tu con Melfi che è bravo a chiudergli lo specchio della porta la criterina però cresce nonostante l'inferiorità numerica mister Anzimino ridisegna il proprio scacchetto per una squadra che nel secondo tempo offre qualche spunto in più, qui ci prova subito il nuovo arrivato. Stafa in casa Critellina si gira benissimo, ma Curci si dimostra insuperabile in questa domenica. E ancora Stafa a cercare la via del gol. Carica benissimo il sinistro, il figlio d'arte Curci si salva. Sul, sulla linea di porta, nella conclusione del giocatore termolese, E' una Criternina che però ovviamente nelle fasi offensive lascia anche eh, qualche spazio libero al contropiede, ai pugliesi. Qui ci prova l'ex Termoli Giovanni Luongo la sua conclusione in corsa che termina sul corpo di schiena che è bravissimo a ribattere la conclusione. Riella dalla sua posizione nascono i tentativi più importanti di una Criternina che si è dimostrata vispa nella ripresa. Qui la conclusione a giro con Curci. Che Ancora una volta riesce a bloccare la conclusione. Eh, la criterina cresce nel finale di gara. C'è anche D'Alessandro in campo. Qui la sua conclusione con Curci che vola ancora una volta per cercare di salvare la porta del Roseto. Nel finale in pieno recupero al cinquantesimo, il Roseto addirittura ha l'occasione per poter colpire ancora per fissare il 2-0. E il Sanseverese Palis che sull'uscita di Melfi non riesce a trovare il gol del 2-0. Vince comunque il Roseto che si rimette in carreggiata, avvicinato. La Criternina adesso a soli due punti e tenta ovviamente il, la disperata rincorsa verso la zona salvezza. Delusione in casa Criternina per, un, per una sconfitta che proprio non ci voleva. Seconda giornata di ritorno anche nel campionato di Promozione. Alife, Ripa, Limosani 4 a 1, Castelmauro, Campo di Pietra 2 a 2, Frentania, Pietra, Monte 2 a 1, Toro, Real Prata 4 a 2, Montenero, Spinete 3 a 1, Vinchiaturo, Macchia 2 a 3, San Martino, Petacciato 1 a 0, Tornemagliano Cerce Maggiore 2 a 1. In testa troviamo Macchia 34, Pietra, Monte 33, Campo di Pietra e Montenero 31, Alife 30, Spinete 28, San Martino 26, Petacciato 23, Torremagliano 21, Real Prata 19, Frentania 18, Cerce Maggiore, Vinchiature e Castelmauro 17, Toro 15, Ripalimosani 6. Si è chiusa in parità sul 2 a 2 la partita tra Castelmauro e Campo di Pietra. Due gol, un rosso e tante proteste e un punto per parte sono gli ingredienti del pari tra Castelmauro e Campo di Pietra. I ritmi non sono elevati, complice la sosta forzata che ha costretto entrambi a prolungare la pausa natalizia. Il primo tentativo degno di nota è di Marca Campo di Pietrese al tredicesimo con la punizione di Viglione che si spegne sul fondo. Lo stesso Viglione, due minuti dopo, aggiusta la mira e, aiutato dal vento e dal maldestro intervento di Labbate, fa centro portando i suoi in vantaggio. Il Castelmauro reagisce immediatamente con Luciano che si gira in aria ma la sua conclusione si perde al lato di poco. Al 27 i padroni di casa sfiorano il pari con Dionisio che non concretizza un cross al bacio di Luciano dalla destra. Al 33esimo è Marsilio a provarci su punizione ma la conclusione del centrocampista di casa termina fuori. Al 35esimo è ingenuità di Tripodi che stende Marsilio e si becca il secondo giallo lasciando i suoi in dieci uomini a difendere il vantaggio per oltre un tempo. Nella ripresa, il Castelmauro trova subito il pari con Marsilo al secondo minuto, con questa punizione secca e precisa, che non lascia scampo a Fratangelo. Il campo di pietra non si perde danimo e trova addirittura il vantaggio con questo colpo di testa di Lombardi su azione di calcio d'angolo. Al quattordicesimo, uno degli episodi più contestati del match, punizione dalla destra di Marsilio, testa di Capitan D'Angelo e palle in rete per il 2 2 del Castel Mauro. Ma l'arbitro, meno di Sernia, su segnalazione dell'assistente, annulla per fuorigioco, scatenando le proteste vibranti dei padroni di casa. Al trentaduesimo, il Castel Mauro pareggia, ma soltanto il conto dei russi, con Coppola che finisce anzitempo sotto la doccia per aver riporto qualche parola di troppo al direttore di gara. Il Castel Mauro si getta in avanti, ma senza costrutto, e a minuto dal termine, Marsilio centra il con un tiro dalla distanza. Ma è destino che la gara debba risolversi sul calcio piazzato e infatti all'ultimo minuto di recupero ancora Marsilo su punizione centra la traversa, ma Dioniso è lessa di insaccare sul tapin di testa. 2 a due e tutti a casa con un punto ciascuno che muove la classifica e lascia inalterate le ispettive ambizioni stagionali, salvezza per il Castelmoro e lotta al vertice per il campo di Pietra. A proposito della gara tra Castel Mauro e Campo di Pietra, oggi verrà trasmessa la differita dei 90 minuti su Telemolise Sport, canale 112, alle 15, alle 22 e 30. Potrete vedere anche la differita di Toro Real Prata, la partita sarà trasmessa su Telemolise 2, canale 12, alle 17, alle 20 e 30. Per quel che riguarda la promozione, mercoledì verranno recuperate tre partite. Esattamente Campo di Pietra, Real San Martino, Cerce Maggiore, Toro e Spinete Vinchiaturo. Fischio d'inizio alle 15. In campo alle 17, mercoledì, anche Murganzi a Baranello. Gara valevole come 14esima giornata d'andata nel girone B di prima categoria. A proposito di prima categoria, vediamo i risultati. Girone A, Mignano, Rocca Sicura 0 a 0, Pizzone, Sanniti da disputare, Carpinone, Sestolese 0 a 2, Matese, Forulum 2 a 0, Pesche, Carullo 1 a 1, Pozzilli, Colli 1 a 3. A riposato Conca Casale. In testa troviamo Sestolese 31, Matese 30, Rocca Sicura 28, Carpinone 24, Forulum 22. Girone B, Baranello, Gildone 2 a 2, Carlantino, Ielzi 1 a 3, Civitanova, Cerce Maggiore 4 a 1, Doinkes, Volturino 3 a 0, Mirabello, Macchia 3 a 0, Torella, Murganzia 3 a 1, Riposato 3 archi. Andiamo a vedere la eh, testa, Ielzi 33, Baranello 30, 3 archi, Civitanova 27, Gildone 23, Fossaltese 21. Girone C. Colle Torto, Petacciatese 2 a 3, Campobasso Calcio, Molise 0 a 0, Larino Fiamma 3 a 0, Guglionesi, Porto Cannone 3 a 1, Quartiere Nord, Sant'Angelo 1 a 3, San Felice, Chieuti 0 a 1, Ururi, Acli 4 a 0, a Campomarino. In vetta Campomarino 33, Guglionesi 32, Chieuti 31, Ururi 28, Quartiere Nord 25. Vi ricordo l'appuntamento con Molise a Calci, questa sera alle ore 21 insieme a Gianni Bruno, Tabita Morgese ci saranno ospiti, naturalmente avremo commenti e opinioni e la nostra attesissima Moviola. Alle 21 su Telemolise Molise a Calci è tutto, buon pomeriggio.